Oggi abbiamo scelto una figura che potete vedere che è il Cuban Break del Cha Cha Cha, per una come posso dire, non mi viene il termine, amore, aiutami, una motivazione speciale, cioè che è quella che un po' poi ci ha caratterizzato tutta la nostra carriera, e del body action. Quindi oggi vi daremo un esempio di quello che noi abbiamo un po' provate tutti gli anni a creare una grossa dinamica nella nostra coppia quando parliamo della parte superiore del corpo, e oggi vi daremo un esempio di come abbiamo iniziato, no? Con delle figure basilari. Ok, so today the topic of our lecture is body action, so interpretation of the body action in the Cuban break in Cha Cha Cha. We decided to take this figure, why? Because actually I think almost everybody has this figure, and we want to show you how we develop this figure through the years. How we start in the static, how we start to learn the basic, and after that we start to apply the dynamic in upper part of the body, putting some interpretation. Bravo. Un consiglio che vi diamo, soprattutto anche questa figura che è formata da dei passi che dopo andremo ad analizzare, dove potete poi riscontrare che avendo questo studio specifico della parte superiore del corpo in questi passi, dopo potete arrivare da soli a usare queste azioni casomai in tutti i balli latinoamericani, e ci arriverete da soli a capire come creare delle volte più dinamica, senza spostarsi realmente con il passo, ma creare più dinamica della coppia restando anche fermi, ma con un movimento della parte superiore del torace, del corpo enorme. Okay? Basically what Gabriel is saying, that by studying the body actions in specific this figure, what you'll understand that you can use these body actions in other dances even without doing the step. So using the actions you can create much more dynamic in the upper part of the body. Sì, e credo che avere una notevole dinamica nel corpo sia davvero, come ballerino, come ballerina, come coppia, un punto molto a vostro favore. Potete sicuramente avere delle cose a vostro vantaggio enormi. Actually, we think that this is the biggest development in, through the years, that now the dancers are using a lot of dynamic. This is a good advantage. Allora, prima di partire, come sempre, come ci è stato insegnato, e sono contento che ci sia insegnato in questo modo, bisogna partire a capire come la figura è scritta nel libro, perché questo secondo noi è una cosa importantissima. Prima di andare mai a modificare, ma a creare un'interpretazione vostra, quello che secondo noi, è fondamentale è sapere come si balla da libro, che regole ci sono, che io non devo mai andare a spostare o addirittura a cambiare. So actually what we is not only because we think like this. This is our experience and what we really believe, that the most important thing is to study the basic. And the base is the most important thing. After having the knowledge and practice that, you can add your interpretation. But we really believe that first of all you need to learn the basic. And in this case, in this figure, how it's written in the book. Perfetto. Andiamo avanti. Allora, amore? Yes, so explanation of the figure in the chart of the Cuban break. First of all, we have two Cuban break, two types. We have. Allora, posso? Sì. Bene. Qui è come spiegata nel libro, come vi ho detto prima, e abbiamo due tipi di Cuban break. We have Cuban break to right, yes, and we have Cuban break to left. In this case, we'll speak today about the Cuban break to right. So the Cuban break is formed by 7 steps and 1 preceding step. Allora ragazzi, adesso parleremo del Cuban break a destra, e Anna vi andrà ad analizzare tutti i passi. The foot placement of this figure is: we recover the left foot, recupero del piede, left foot forward, piede in avanti, across the body, turn out. We have the weight on the both feet. Quindi il peso del corpo è su tutti e due i piedi. Right foot in place. Piede destro sul posto. Recover the left foot. Recupero del piede sinistro. Left foot to the side. Piede sinistro al lato. Part weight Parte di peso sul piede sinistro. Questo secondo me è una cosa importante da capire, che è una parte dell'azione che secondo me noi è molto importante per far sì che se continuate dopo a fare il Cuban Break divenga abbastanza facile andare avanti. Right in place, recover the left foot. Recupero il piede sinistro. Left foot forward, turn out, weight on the both feet. Piede sinistro in avanti, peso tutti e due i piedi. Right in place. Piede destro sul posto. Recover the left foot. Recupero del piede sinistro. Left to the side. E l'ultimo passo, andiamo a trasferire il peso sulla gamba sinistra e recuperate il peso del corpo. One of the important things that you have to know are the actions that we are using, the general actions that we are using in this figure. La cosa importante da sapere in questa figura sono le azioni che noi andiamo ad usare, quindi che caratterizzano la figura. So we have a swivel. Quindi abbiamo uno swivel. We have a Cuban break action. Abbiamo un'azione di Cuban break. We have a weight transfer in place, then a back swivel. Abbiamo il trasferimento sul piede destro e un back swivel, quindi un swivel fatto indietro. We have a sidewalk. Abbiamo un passo al lato. Weight transfer in place. Trasferimento del peso sul posto e uno swivel. And again, Cuban break action. Un'altra Cuban break come azione. Weight transfer in place. Trasferimento del peso sul posto. With a back swivel. Back swivel. And sidewalk. E sidewalk. Ci soffermiamo un attimo su di noi che abbiamo ragionato un attimino sullo swivel. Lo swivel sicuramente è una figura che è un'azione che voi tutti conoscete, però volevamo dargli un attimino un pochettino più di importanza. Nella nostra esperienza da ballerini, sia lo swivel in avanti sia lo swivel indietro può darvi un grosso vantaggio nel vostro ballo, perché oltre a cambiare direzione e avere anche una precisione maggiore nella chiusura dei piedi, perché esteticamente va a creare un'azione molto più bella dei piedi, vi dà una velocità notevole quando ballate. Avere lo swivel fatto corretto vi crea un'azione delle gambe realmente rapida. So basically what Gabriel is saying that through our experience what we understand as all other actions general, but on the swivel the action that looks our feet much more beautiful, changing the direction, changing the speed. So actually it's very important to apply this. Correct? Exactly. So, penso amore che posso andare avanti? Vai avanti. Okay. Sorry. The quantity of turn in this figure. So we have 1/4 to the right. Quantità di giro, un quarto di giro a destra. 1/4 to the left. Un quarto di giro a sinistra tornando indietro. 1/4 to the right. Un quarto di giro a destra. And 1/4 to the left. E un quarto di giro a sinistra. The foot action in this figure is il lavoro del piede. We have inside edge of the left foot of the toe. Quindi parte interna della punta del piede sinistro. Ball flat. Punta tacco. Ball flat. Punta tacco. Inside edge of the ball. Parte interna della pianta del piede sinistro. Flat. Ball flat, punta tacco, ball flat, punta tacco, and ball flat, e punta tacco. And the timing is? Il tempo usato è and, 2 and a, 3 and a, 4 and a, 1. In traduzione è la stessa cosa. Giusto? Andiamo avanti. Andiamo. Allora, adesso poi abbiamo deciso di farvelo anche vedere. Abbiamo preparato una musica lenta, dovrebbe partire. Come c'è scritto in chat, ok? Ci proviamo. Quindi questo è come abbiamo provato a ballarlo come scritto nella chat. Andiamo avanti. So let's go on. We decide to go very fast through the actions, the body actions that are written. Abbiamo preso solo la foto della parte delle azioni del corpo perché dopo vogliamo andare nella nostra interpretazione veloce, però è giusto che you have some ideas. Veloce, di come è scritto nel libro, when we dance this figure, actually we are using, we have that, what actions? Like we have translation, squeeze and rotation. Quindi le azioni usate sono traslazione, squeeze e rotazione. And as is written in the book, we have one translation. Come è scritto nel libro, abbiamo una traslazione to the right, a destra, one to the left, una a sinistra, one to the right, una a destra, and one to the left, e una a sinistra. Squeeze action. La parte di squeeze. Right, destra. Left on the step. Sinistra sul passo. Right, destra. Left, sinistra. Right, destra. Left on the step. Sinistra sul passo. Right, destra. And left. And left. Questo dal nostro punto di vista è importantissimo sapere e ballarle realmente così, perché con la musica veloce che dopo andremo a vedere, non facendo queste azioni diventa veramente difficile andare e tornare indietro, andare e tornare indietro. Sembra una figura facile, ma realmente ballarla bene è molto difficile. It's important that you go for these actions as is written in the book, because you'll see the difference when you dance it with music. That will be really difficult, so you need to try to apply these actions. Let's go forward. Yes. Andiamo adelante con la percussione. Adelante, voglio andare con la rotazione. So we have a rotation. Abbiamo la rotazione. One rotation to the right. Una rotazione a destra. Rotation to the left. Una rotazione a sinistra. Rotation to the right. Rotazione a destra. And rotation to the left. E rotazione a sinistra. Giusto. Esatto. Perfetto. Io direi di andare avanti. Sì. Se questo è chiaro. Andiamo avanti, andiamo con realmente quello che noi vogliamo lasciarvi oggi come messaggio. Allora, qui vi avevo spiegato l'interpretazione che noi con gli anni abbiamo cercato insieme a Davide e Olga di capire come applicarlo nel nostro ballo, perché ci è sempre piaciuto usare tantissimo il corpo e non solo i fianchi. Quindi si parla di interpretazione, non vuol dire che se non ballate in questo modo è sbagliato o nell'altro, è una nostra interpretazione che piace e ci vogliamo lasciarvi un po' il messaggio. L'abbiamo suddivisa, questa non dico che è corretta, ma è una nostra impressione, suddivisa in tre parti, in questo modo qui. Allora, partiamo. Abbiamo sorry, you want to speak English faster? So can you be faster? I just want to add one thing. Guys, if you open the, sure, you know, you open the book, what is written in the book? One important thing, when we speak about the body actions, there is written that the body action is divided in three parts. And this is one important thing, because today in our lecture we'll speak about the A zone more. Because you know in the book is written that the body is divided in three parts. A, B, C. Shoulder, Anna spiega che una parte molto, molto importante prima di iniziare a parlare. Nel libro trovate come è suddivisa la parte del torace. Quindi abbiamo la parte A che riguarda la prima parte superiore delle spalle, la seconda parte che riguarda la parte media del dorso e l'ultima parte che riguarda la parte più bassa del dorso. Questo è importantissimo perché noi le azioni che andremo a spiegarvi oggi fanno parte di una combinazione della parte alta a quella bassa. Non andremo a vedere la coordinazione fra la parte più bassa sui fianchi, perché è ovvio che se usiamo un'interpretazione maggiore dalla parte del corpo, andiamo un po' a togliere un'interpretazione maggiore nei fianchi. Okay? So what basically Gabriel is saying that if we interpretate and we work much more with the body actions, of course we'll take out the hips. I mean the movement of the hips will be less. Chiaro, perfetto. Yes. Andiamo avanti. Allora, partiamo con la prima fase. Noi abbiamo scelto di studiare un po' con voi il Cuban Break side by side, perché quello che ci ha aiutato tantissimo anche nella nostra carriera è prima capire le figure e le azioni senza la connessione, perché dopo quando si va ad allenare, vuoi imparare qualcosa di nuovo, ti vai ad allenare già in connessione, è un disastro, difficile, perché avete la connessione, vi sentite disturbate, pensate casomai a guidare la dama, al posto di coordinare voi stessi. For us, it's very important what we understand for this year, that is very, every single dancer, first of all, has to learn to be coordinated, and after that, to be synchronized with the man, on vice versa, with the lady. because if we start to dance directly in the couple, so they will start to exactly, you'll think more about the connection. So first of all, let's coordinate our body and then synchronize it with your partner. E anche un'altra cosa che noi crediamo fortemente, che avere una relazione è importante perché bisogna essere connessi, ma non dipendere dalla dama e non dipendere dal proprio partner. So we really believe that it's important to have a connection, but we don't need to depend on each other. Quindi prima di andare a parlare di connessione e tutto il resto, assicuratevi che le vostre azioni siano coordinate, che o la dama, che le vostre azioni siano coordinate con voi stessi, prima di andarvi a mettere in connessione e chiedere qualcosa alla dama, perché casomai la vostra postura da uomo è sbagliata, non siete coordinati in velocità, si produce un cerchio, un ballo molto rapido, e girate tantissimo intorno al problema che realmente casomai è la vostra coordinazione. Per questo noi abbiamo scelto di farlo side by side. Se ci sarà tempo lo faremo vedere anche in coppia. Allora, partiamo. Primo passo, andiamo a destra. Cosa facciamo? Facciamo, come potete vedere, una translazione. Per avere una buona dinamica, ok, nella parte superiore del corpo, quello che dovete provare a fare quando vi allenate è esagerare, esasperare il movimento più che potete. In questo caso dobbiamo rimanere fronte parete, andiamo, facciamo un passo al lato, cercate di traslare il più possibile con il torace verso destra. Questa è la prima parte, ok? Dopo, nella prima fase, le abbiamo messo anche la rotazione. Ma di cosa? Come lo dico in inglese? Yes, guys. So first step, what we'll try to do, we'll try to exaggerate with the translation of the body to the right. Facciamo una translazione. Successivamente applichiamo una rotazione della parte A. Quindi faremo questo, ok? Translazione, rotazione dalla parte destra. So the second step will be after translation, we'll have a rotation. Importante da non confondere, perché all'inizio sbagliavamo anche noi, da non coordinarsi e andare su con la spalla, perché dopo diventa una distorsione. Dovete cercare di avere tutte e due le spalle allineate e fare una rotazione proprio in questo modo, soprattutto perché la figura è molto rapida. Quando andrete a recuperare i pezzi successivi vi perderete, sarà un po' difficile coordinarsi. Quindi abbiamo detto translazione, rotazione a destra, recuperiamo il corpo e iniziamo a recuperare la gamba. Questa è la prima fase, l'abbiamo suddivisa così. Yes, okay. So with the first phase, vedere un po' più veloce. Yes. Go. First one, translation, rotation, recover the body and recover the foot. Bene. Bravo, siete bravo. Grazie. Dopo abbiamo suddiviso la seconda fase. La seconda fase comporta post rotazione, recuperiamo, translazione. Durante che facciamo il passo facciamo una translazione con la parte sinistra. So during the execution of the step of the Cuban break action, what will happen? We'll have a translation. Quindi dal recupero translazione dalla parte sinistra del corpo, ok, in avanti mentre faccio il passo. Arrivato l'appoggio del piede, inizio a fare una rotazione verso sinistra, sempre dalla parte superiore. Faccio E qui. Nell'ultima fase rimango inclinato in questo modo, lì, ok? Ve lo facciamo vedere tutti insieme, se no sembra un po' strano. Quindi translazione, rotazione, translazione, rotazione, rimango e trasferisco il peso. Ancora un po' più veloce. E boom, zop, ci, pom. È importante che quando andate a fare la rotazione dritti, quindi la rotazione della prima parte è molto difficile, però vi dà un grosso vantaggio, da non confondere con le spalle. Quindi immaginate di avere un bel bastone. So imagine you have a stick. Anna usa il bastone. Avete un bastone. Prendiamo di là. No, non serve. Quindi quando voi fate la rotazione col bastone dovete cercare di avere questa linea in questo momento immaginaria e tenerla sempre dritta, quindi non cadere da una parte o alzare dall'altra. Deve essere esattamente uguale. Okay. Noi di solito quando lo provavamo per tanto tempo, perché richiede tanto tempo di allenamento, ci aiutavamo, cioè Anna mi guardava, perché realmente all'inizio non hai la percezione giusta di quanto devi ruotare, sono cose piccole e anche molto difficili. Dici ti sei un po' persa? No, non sono persa, è che... So, what, sorry. I can say no. Actually what Gabri is explaining, but we were helping each other by watching and analyzing if we don't have the distortion in the upper part of the body, because this is normally what is happening. Normally, when we have body actions, we have to be really good to don't have a distortion. Clear that? Yes? So what Gabby is explaining actually, that you have to imagine that you have a stick, and that stick, while you are doing all the actions, that stick remains straight. Poi andiamo avanti, la ripetiamo e poi andiamo avanti. Quindi passo all'altro, translazione, rotazione, rimaniamo. Noi adesso, se voi vedete l'ultima parte, abbiamo fatto il nostro fine dell'azione, rotazione, quindi da questo punto andiamo a ruotare verso sinistra, ruotiamo, appoggiamo il piede. In questo caso abbiamo dato la possibilità di due finali. Il primo finale, quello che noi di solito usiamo di più, è una specie di wave, quindi andiamo a fare una wave per dopo andare a recuperare la rotazione e trovarci di nuovo fronte parete. Però in questo caso, perché dipende anche un ballerino cosa piace ballare di più, abbiamo scritto questo, cioè che possiamo finire l'azione con delle squeeze action, cioè vuol dire verrà in questo modo, vado avanti, ballo, faccio ti, ti, boom, ta, ta, al posto di fare wave e recupero, faccio squeeze, squeeze, e poi torno a rifarlo, ciu, pu, pu, cha, cha, ciu, pu, ciu, pa, pa, ciu, pu, ciu, pa, pa, wave, ci ci wop pa la zoppa ti zaga wop pa ta zaga. So what Davide is explaining that again is our interpretation that we want to share with you. In the first one, the third phase, what we will add a wave action, yes. In the second, we add a squeeze, 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 squeeze. And the most interesting thing that we can use both. Vero. La cosa importante e anche molto interessante è che potete usarli entrambi. Chi di voi non ha questo pezzettino, penso che l'abbiate quasi tutti, del Cuban Break, come fa? 2, 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Penso che ce l'abbiate tutti. Quasi. O quasi tutti. Allora come possiamo usarlo? Nella prima parte, che quindi è più lenta, abbiamo maggior possibilità di usare la wave finale. Quindi faremo 1 and 2, 3 and a 4, 1 and a 2 and 3 and a 4 a 1. Ok, quindi questo vi potrà aiutare anche per imparare un po' la coordinazione. La cosa dal mio punto di vista molto interessante qual è? A parte aver capito e cercato di darvi un metodo un po' come allenare tutte le azioni, è che avete visto che la figura è formata da un passo laterale, un passo in avanti, un replace, un passo in avanti, ve lo dico un po' più diciamo facile, dove abbiamo delle azioni dove possiamo prendere spunto e dire cavolo, allora se ho un passo laterale che ce l'ho casomai anche nella rumba, potrei avere lo stesso tipo di interpretazione quando vado a fare casomai una delayed forward walk, ok? Cosa faccio? Vado a fare il passo laterale, esagerare di più questa traslazione per poi riuscire ad avere questa dinamica sul passaggio successivo. Posso anche scegliere di farlo, non dico normale, ma con interpretazioni diverse dove uso un po' più, sto più fermo con il torace e uso di più i fianchi, però è l'effetto ottico che se uso più transazione del corpo ho sicuramente un movimento più dinamico. Questo But using this action, of course, one positive thing will be that you change your dynamic in upper part of the body, and absorbing this information, maybe you with your teacher or you by yourself, you understand that you can use this and apply this in different dances and in different figures. Ok, quindi io direi che lo vorrei spiegare un'altra volta per essere sicuri che siamo stati precisi e andiamo, via. Translazione, rotazione. Recupero. Recover. Translazione. Dovete prepararlo in questo momento. Translazione, passo, rotazione. Rotation. Rimango, trasferisco il peso. Transfer the weight. Rotazione. Rotation. Passo. Place the foot. Wave o squeeze action. Allora, abbiamo preparato anche una musica lenta e una veloce. Perché capisco che delle volte, anche nella nostra esperienza da giovani insegnanti, viene un po', diciamo, usare il corpo e poi con la musica è impossibile. Realmente, allenandolo tante volte, avere una bella, come si può dire, volontà di voler far uscire qualcosa di nuovo, è possibile. Quindi abbiamo preso una musica dovete andare. So actually, we really believe that practice this and trying to apply this, this is for sure possible to dance with the music. Allora, abbiamo preparato una lenta e cercheremo di ballare. Diciamo che la parte più facile è facile, proviamo adesso. Come andava? Esatto, è dura. Una musica normale. Assaggio di come è stata la nostra carriera all'inizio, cioè io l'ho scelta, poi sono andato a Davide e ho detto: Davide, no, è impossibile, io vado a destra, posso andare a sinistra, non mi ascoltano, comunque poi è stata la scelta giustissima. E niente, spero che siamo stati chiarissimi, che vi abbiamo dato un consiglio che vi può aiutare e vi ringraziamo per l'attenzione. Suave, 4, 5, 6, slow, 7, 8, 9, duro.